Salve a tutti ragazzi e benvenuti su In Sport. Questo sarà un video molto breve, dedicato sempre sulla linea comunque del mio pensiero. Mi è stato chiesto di recente cosa ne pensassi della posturologia fatta in gruppo. Qua era buono per esempio il mio collega che purtroppo ancora per motivi tempistici non riusciamo comunque a registrare insieme, non riusciamo a vederci e quant'altro, e quindi sarebbe stato buono parlare con lui, ma forse, molto probabilmente riaffronteremo l'argomento. E naturalmente ragazzi sul canale stanno uscendo tanti video, quindi ragazzi se siete interessati mettete un like iscrivetevi alla pagina, al canale, e attivate anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle novità del canale, appunto. E cosa ne penso della posturologia? Innanzitutto, partendo dal fatto che la posturologia nasce dall'esigenza di creare delle persone, un posturologo, una persona altamente qualificata che riesce a capire i problemi appunto posturali del soggetto, problemi che possono andare dall'arcata plantare o comunque l'appoggio del piede, appunto questa interfaccia piede-terra-terreno, ad andare anche per esempio a passare tutto lungo la catena cinetica posteriore o le gambe e quant'altro, e a persino vedere problemi di dentatura. Quindi ragazzi, il posturologo non è una persona così tanto per, ma è una persona che ha studiato e sa quello di cui si sta parlando quando si parla appunto di movimento e di stasi proprio cinetica del corpo, ok? Stasi e cinetica, tutte e due. La posturologia di gruppo, interessante come argomento, mi è stata fatta questa domanda tempo fa, ne ho approfittato per riportarla anche sul canale e in questa piccola rubrica. Cosa ne penso? Penso che sia un po' inutile, sinceramente, non la posturologia, attenzione, la posturologia di gruppo. Una persona, e l'abbiamo affrontato anche sul canale qualche tempo fa, quindi ragazzi andate a beccare i video, una persona ha degli scompensi del rachide e non solo, degli scompensi fisici diversi da un'altra persona, ok? Per farvi un esempio, per creare un allenamento ideale per un soggetto, per un istruttore normale, bisogna tener conto del che cosa, che sesso è, se è maschio, se è femmina, che tipo di problemi ha, che tipo di storia a livello atletico ha, che tipo di alimentazione fa, che insomma che forza c'ha, insomma tante altre, tantissime, che equilibrio, che coordinazione possiede questa persona. Quando si parla, e stiamo parlando di una scheda classica, tra virgolette, quando si parla di un problema del rachide, quando si parla di un problema posturale, si va, oltre alle classiche domande, anche più in profondità, perché bisogna vedere questo tipo di patologia che cos'è, se è un dismorfismo o un paramorfismo, che se è stato già trattato, se è stato trattato col busto, se non è stato trattato col busto, se c'era bisogno di trattarlo col busto, se il soggetto è già in cura da qualcuno, da un ortopedico, se ha avuto un'operazione per il raddrizzamento della colonna vertebrale oppure no, se porta plantari, se che tipo di inclinazioni c'ha, una rotazione del bacino, una rotazione della spalla, se c'ha l'equilibrio che è precario, se ha già trattato la patologia con altro tipo di attività. Insomma ragazzi, si parla veramente di un campo vastissimo, quindi un solo soggetto 40.000 domande, ok? Quando io, o comunque non io, quando un posturologo, scusatemi, interviene su un soggetto del genere, interviene solo su quel soggetto, perché quel soggetto ha delle caratteristiche particolari che solo quel soggetto possiede, ok? La scoliosi possiede una miriade di gradi, ma soprattutto di curve di compensazione, rotazione e tanti altri problemi che possono e variano da soggetto a soggetto. Quindi io avrò delle caratteristiche diverse, fisiche, di scoliosi, di patologiche e tutto quant'altro, del soggetto che mi sta a fianco, anche se pure quel soggetto per esempio ha la scoliosi, ok? Però lui avrà un altro tipo di scoliosi con altri tipi di problemi, con altri tipi di cose che a me non riguardano, ok? Quindi può darsi che gli esercizi che fa lui a me non servono, o gli esercizi che faccio io a lui non servono.
Quindi trattare in maniera complessiva la, i problemi posturali, ti faccio posturologia di gruppo, è un po' come per dire prendo per il culo le persone, a mio avviso, ok? Preferisco più che si dica io mi prendo un tot a livello economico molto più elevato, però seguo quella persona tu per tu. Quindi garantisco che quella persona ha un allenamento 100% specifico per le sue caratteristiche. Non che mi prendo magari 20 euro, 30 euro perché devo far venire tutto il circondario, tutte le persone e quant'altro nella mia palestra perché io faccio posturologia e poi non faccio assolutamente niente, non curo niente, anzi, se faccio qualcosa di errato, io quelle persone le rovino. Ok? Ragazzi, sulla posturologia non si scherza, da quando si è bambini a quando si è adulti, la posturologia rimane, rimane e rimarrà un argomento principe per la nostra, per il nostro organismo, per l'attività fisica in generale. La postura è quello che ci identifica, ok? Ci sono anche delle correlazioni a livello psicologico che forse affronteremo in un altro ambito. Ragazzi, io quello che vi posso dire è fate attenzione da chi vi fate curare, perché ci sono un sacco di persone che si spacciano per posturologi, ma non lo sono, o comunque fanno degli allenamenti abbastanza sbagliati. Quindi ragazzi, occhi aperti e mi raccomando, se avete dei problemi, dei dubbi o quant'altro, potete naturalmente contattarci su, sotto nei video, nei commenti, oppure su Instagram e Facebook, dove siamo super attivi e quindi risponderemo a tempo zero, ragazzi, per qualsiasi richiesta, domanda, perplessità, dubbio, noi ci siamo. Però vi raccomando, ragazzi, mantenete sempre un clima abbastanza educato, perché se no vi blocchiamo e ciao male. Il video finisce qua, ragazzi, vi ripeto, questi sono pensieri miei, potete condividerlo come no. Niente, ragazzi, buon allenamento da InSport. Ciao!